La mattina di solito ho sempre poco tempo per prepararmi la colazione, soprattutto quando sono al lavoro, quindi di solito mi faccio un frullato super calorico per iniziare la giornata e basta. Però quando ho tempo mi piace tanto sperimentare e cucinare e una delle mie colazioni preferite e più gustose è sicuramente questa che sto per preparare. Dove all'interno ci sono 4 uova, funghi, pomodoro, parmigiano e 4 fette di pane tostato con marmellata. È una bomba, lo so. Ricordati di guardare alla luna di Nicholas Sparks, è molto romantico. Uno di quelli che preferisco è la fiorentina con le patate. For sure, it's not there. Sure. No, sicuramente mi manca tanto andare in palestra ed allenarmi con i miei soliti compagni del CrossFit Mastino. Oppure tornare a casa in Sicilia e allenarmi con i ragazzi di CrossFit Alcamo, che sicuramente mi mancano tanto e che non vedo da veramente tanto tempo. Però che devo fare? Per ora mi accontento di lei. Pazienza. Sono un po' un amante della musica e ne ho veramente tante, però se ne devo scegliere solamente tre, scelgo Foo Fighters, The Pretender, Linkin Park, Dumb and Core, e 30 Seconds to Mars, From Yesterday. Sicuramente il 18.3. Workout degli Open con i 50 handstand push-up strict, sicuramente a molti se lo ricorderanno. Non riuscivo più a spingere, ho concluso il workout solamente con 2 basket e stand walk e sono arrivato 40esimo, mi sembra, in classifica solamente per quel workout, in quel workout, mi sembra di aver chiuso quarto overall. E penso che questo sia stato il workout che mi abbia scombinato tutto. Tutti i sacrifici che avevo fatto quell'anno agli Open, però va bene così. Questa quarantena è una delle cose più positive che sta apportando alla mia vita, sono avere tempo da dedicare di più a me stesso, perché di solito durante la vita normale di tutti i giorni non ho mai tempo per me. Come non ho tempo magari di svagarmi, non lo so, di ascoltare la musica che mi piace, di fare qualcosa per me stesso, di leggere un libro che mi faccia rilassare, di guardare una serie TV magari che mi piace. Quindi devo dire che una delle cose positive che sta apportando questa quarantena alla mia vita è sicuramente la tranquillità mentale e fisica. Grazie per aver guardato questo video, spero ti sia piaciuto e sia stato interessante. Durante questo periodo di quarantena, mi raccomando, non dimenticare di rimanere in forma e mangiare bene. È molto importante, soprattutto perché adesso è il tempo per curare tutte le cose nei minimi dettagli. Quindi non rimanere sul divano a non fare niente, ma muoviti sempre. Ciao.